Salve ragazze, buongiorno, buongiornissimo, benvenute e bentrovate. Siete nel mio messaggio del giorno per voi ed eccoci qua come tutti i giorni ci troviamo qui in questo appuntamento imperdibile con il messaggio del giorno. Andiamo a vedere un attimo, oddio, che cosa ho combinato qui? Delle carte messe al contrario, ecco qua. Allora, con le mie sibille italiane. Cominciamo, intanto inizio a mischiare, inizio a mischiare così cerchiamo di formulare questa energia. Troppe carte cadute non va bene. Allora, che cos'è il messaggio del giorno? È un qualcosa che dovete sapere oggi. Ovviamente ci saranno tante energie che incontrerà questo messaggio del giorno. È sicuramente l'energia più predominante, no? Nel senso, le persone che prevarranno su una determinata energia verrà fuori quella. Quindi, ovviamente, lo dico a tutte quante voi che mi seguite, se trovate delle corrispondenze, benissimo. Se non trovate corrispondenti relativi alla vostra storia, alla vostra situazione, a qualcosa che vi riguarda e che quindi riconoscete, allora lasciate stare. Perché vuol dire che oggi non si parlerà di voi. Ovviamente, se non sarà oggi, non vi preoccupate, sarà domani, perché tanto questo è un messaggio che io faccio tutti i giorni, ininterrottamente, anche nei giorni festivi, quindi non lo trovate sempre ogni mattina alle 8. Ovviamente, sapete benissimo che se siete qui in questo momento, aprite questo interattivo, qualcosa dovete. Anche fosse una parola, una frase, un numero, insomma, per tanti ci sarà un riscontro, per tanti altri no, perché siete tanti, quindi è ovvio che sia così. Allora, sto mischiando queste mie nuove carte che sono partite veramente alla grande, ne prenderemo alcune che ci aiuteranno a capire cosa ci vuole raccontare oggi l'universo. Come vi dicevo, quello che succederà a qua ne ho prese due, benissimo, e vabbè, vuol dire che dovevano uscire due. Ecco, abbiamo anche due carte che non sono mai uscite. Ah, vedete, ecco, abbiamo delle carte nuove che non sono uscite, che poi ovviamente vi leggerò. Aspettate, facciamo così, vediamo se riesco a farvi vedere tutto, anche questo che è il fondo mazzo. Allora, andiamo a prendere qua i miei 156 pensieri. Allora, qua tutto frutto dei miei. Oddio mio, qua è uscita una carta, comunque la prendiamo. Tutto frutto dei miei pensieri accumulati in questi 2 anni, 2 o 3 anni. Che più o meno ho fatto queste carte, quindi queste sono quelle originali. Poi quelle altre che vedete, tutte copione, tutte che copiano, ma a me non importa, ben venga, bontà loro, buon per loro se prendono ispirazioni, scusate, da me sono molto contenta. Il mio motto è vivi e lascia vivere, non c'è problema. Tanto voi poi capite bene, insomma, chi sapete distinguere bene le cose. Allora, andiamo a vedere, prendiamo qui qualche carta. Vi dicevo, ragazze, vi dicevo che le circostanze, diciamo, come dire, casuali non esistono, non esistono per la serie della ciclicità, della sincronicità. Quindi qua è importante che capiate questo. Prendiamo anche il fondomazzo. Oh mamma mia, queste posiamole. Andiamo a pescare anche stamattina, così per tipo oracolo, no? Perché questo lo vedo un po' come poi, insomma, un consiglio, un suggerimento, una spiegazione finale, cose del genere. Prendo sempre carte oracolari. Stavolta ho preso le risposte degli angeli e prenderemo due. Una carta e il fondomazzo. Ecco qua, toc 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 toc. Qui abbiamo i nostri tarocchi con cui faremo la stesa.
qua già ne sono uscite due, bello, mappate, due carte di energia femminile, ma tutte e due capovolte. Mamma mia, ragazze, che c'è qua? Allora, questi sono i tarocchi solo arcani maggiori di Astrella da me, di Foderati, lo sapete, ve lo dico sempre, ne prenderemo 5, ecco qua, e 5 sono uscite. Andiamo a vedere il fondomazzo. Ragazze, che c'è qua? Mamma mia. Ai 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 ai. Allora. Guardate, voglio partire subito dai tarocchi. Sì, perché qua abbiamo veramente una situazione molto particolare. Allora, intanto qua ci sono due energie femminili, c'è un'imperatrice, la papessa. Quindi qua voi avete a che fare con una rivale, che può essere una rivale in amore, una rivale nel lavoro, una rivale, che ne so, vostra sorella, vostra amica, vostra cugina, chiunque, qui può essere chiunque. Quindi qua abbiamo una persona, una donna che è ostile a voi, magari è invidiosa, magari è gelosa. Questo poi lo sapete voi. E qua questa situazione a voi vi porta una sorta appunto di falsità, cioè voi percepite la falsità di questa persona, donna ostile, e quindi ovviamente è come se poi i vostri desideri non si esaudiscono, vi toglie l'energia, vi toglie la voglia di essere quello che in genere è un'imperatrice al dritto, e qua viene al rovescio. Quindi questa situazione vi sta togliendo proprio energia e potere. Qui c'è una situazione di civetteria, di vanità, di falsità, quindi poi vedete voi. Allora, qui abbiamo un carro capovolto, quindi questa rivale ha provocato una rottura di relazioni o comunque una lite o ha creato un che di fallimento in una situazione. Ora, qui abbiamo il mondo e abbiamo il giudizio, che è la carta del ritorno, della riappacificazione, però capovolta. E poi fondomazzo viene fuori il matto capovolto. Quindi abbiamo a che fare con una persona che in questo momento è una persona proprio, come dire, maldisposta, di cui non ci si deve fidare, dove è una persona che sentimentalmente crea illusioni e poi conseguentemente disillusioni, perché chi vi crea illusioni, poi è chiaro che nel momento in cui si toglie la maschera, poi vi crea disillusioni. Quindi questo è una persona che non è portato per le relazioni sentimentali, di legami. È una persona che crea sempre, fa sempre colpi di testa, fa cavolate. Una persona che può avere anche dei tratti così da folle, da lunatico, da incostante, incoerente, infantile, immaturo. Ora, qui il giudizio su questa persona, e se voi avete, per esempio, non lo so, una situazione con una persona o una persona nel cuore, questa carta capovolta vi dice che il vostro giudizio, quello che pensate, quello che vi augurate, quello che sperate, è negativo a una domanda, a un vostro desiderio. Quindi, se per esempio volete che avvenga una decisione, in questo momento la decisione non si avvera, è sgradevole se si avverasse. Perché? Perché c'è un che di incoscienza. Anche se comunque con la carta del mondo qua qualcosa per voi c'è. Però adesso andiamo a vedere cosa c'è per voi, perché qua a noi ci viene descritto un personaggio, dico personaggio, non perché voglio fare la trama del film, ma perché spesso chi mi segue lo sa, ci viene descritto un'energia che evidentemente è predominante in questo momento. Si vede che siete in tante ad avere questa situazione. Quindi andate sempre, perché le storie possono sembrare tutte uguali, perché è chiaro che vi faccio una piccola premessa, consentitemela. Se chi è che va a vedere questi interattivi sull'amore,
presumibilmente persone che non hanno un amore che va a gonfie vele, insomma, che va tutto liscio, perché se noi abbiamo una situazione che va a gonfie vele e tutto liscio, ma non ci frega manco di capire, di sapere, siamo tranquillamente con il nostro compagno. Quindi già partiamo da una situazione che, diciamo, la maggior parte, chi si avvicina a una risposta, a un quesito, a una sofferenza d'amore, ovviamente ha un amore che non va bene. Quindi è ovvio che le stesse si concentrino tutte, che sembrano tutte uguali, ma non lo sono, perché ogni situazione è a sé. Quante volte ci si parla, il mio fidanzato, il mio ex, la persona che mi interessa fa così, e magari ci si dice, anche con me fa così, fa così, però non significa questo che le storie sono fatte con lo stampino, ok? Quindi qua abbiamo a che fare con una persona così, che in questo momento è proprio da lasciare perdere, però, qualcosa per voi c'è. Andiamo adesso a vedere cosa. Incominciamo dalle nostre sibilline. Allora, vedete, qua c'è stata una situazione, questa persona, vedete, esaltato, contrariato, proprio il matto, vedete, i deliranti, no? Cioè, questo è un delirante, insomma, pensate voi, no? Anche se poi, vedete, con semplicità e candore, questo, insomma, è come se fosse un bambino, no? Che fa quelle cose avventate e magari manco si rende conto. Ora, qui ci sarà una notizia, qui abbiamo proprio la lettera, vedete, notizia, telefono, messaggio e quant'altro. E ci sarà una riuscita, cioè una o comunque una, si pensa di avere una riuscita, perché abbiamo la costanza. Quando viene la costanza è sempre qualcosa di propositivo. Allora, questa carta che è uscita, non era mai uscita, mi sembra. Vedete, c'è la carta in orizzontale, in verticale, scritto tradimento. Poi ogni lettera di questa parola ne forma un'altra. Quindi tensione, rivincita, avidità, desiderio, intrigo, malintesi, errori, negazioni, tentazioni, ostinarsi. Quindi questo descrive un po' questa situazione. E qua è ovvio che c'è, perché avete la rivale, è normale che c'è anche il tradimento. Per cui vedete qua abbiamo il 10, qua questa carta, il 10, dico perché il 10, perché vedete tutte queste impronte, no? Alcune più vistose, alcune meno, poi ce n'è una proprio nera. Io ho inteso questa carta come persone che creano tensioni, persone che creano di proposito degli squilibri, persone che mentono, nascondono, parlano a vanvera, che possono creare il 10. Il 10 è sempre una carta comunque di culmine di un qualcosa che insomma è arrivato proprio a come dire, quando uno dice il sacco è pieno, no? Quindi dopo del 10 poi probabilmente ci deve essere per forza un miglioramento. Qui c'è una lettera P, questo numero 10 o 1 che vi può interessare. Poi abbiamo qua, vedete, che voi dovete riflettere. Qua c'è un po' questa carta, vedete, che ci parla un po' dei chakra, ci parla un po', quasi potrebbe essere un angelo, quasi potrebbe essere un essere superiore, vedete, anche insomma un po' come è concepito. Abbiamo il numero 1, il 4 e la lettera M. Quindi qua voi dovete riflettere, qua dovete meditare, qua dovete entrare nel vostro chakra, vedete, e pensare e scegliere effettivamente e capire cosa vi sta succedendo. Infatti poi viene anche la carta della scelta, quindi qua la scelta, qua dovete prendere una strada, ogni strada è la sua, vedete, qua c'è un punto interrogativo, qua c'è una sorta di cuore, qua c'è un 2, qua c'è un quadrifoglio, insomma dovete sapere voi qual è la vostra strada, ok? 2 e lettera N che vi può interessare. Ora andiamo a leggere le mie carte. Sono pentito di averti fatto soffrire, quindi questa persona ammette di avervi fatto soffrire. Qua dice è meglio finirla qui. Sono permaloso ma ti voglio bene. Adesso noi dobbiamo estrapolare quello che questo vuole dire. So che ti ho fatto del male, perdonami. Queste due carte vanno a braccetto, vedete? Poi ancora,
Siamo incompatibili, ma ti amo. E qua fa presupporre un incontro, una rappacificazione. Prima o poi ci incontreremo. Allora, queste sono le carte che sono uscite. Dando così un'occhiata, diciamo, in maniera veloce, io qua vedo sicuramente una persona intanto che è pentita di quel pasticcio che ha combinato. Che è consapevole che siete incompatibili, è consapevole che probabilmente è anche giusto che sia finita questa storia, però nel contempo vedo anche una persona che comunque ribadisce ti amo, ti voglio bene, anche se è permaloso, incompatibile, è meglio finirla qui. Insomma, c'è una parte di questa persona che come se si autodefinisce quello che abbiamo visto, una persona che ha sbagliato ampiamente. E poi c'è una parte che dice, nonostante tutto, però c'è un sentimento. Ora qui le carte degli angeli, ok, vi dicono dai retta alle tue intuizioni e ce l'hai fatta. Quindi se voi vedete questa carta dai retta alle tue intuizioni, ragazze, è molto sincronica con questa. Cioè voi dovete capire voi dovete capire. Dovete entrare in questo mood e capire e avere l'intuito di scegliere la strada giusta per voi. Perché qua, insomma, questa persona si può dire sono incompatibile ma ti amo, sono permaloso ma ti voglio bene, perdono, perdono, pentito, ma questa persona vi ha tradito, non si è comportata bene, ok? Anche se io vedo qua che questo in qualche modo vuole riaffacciarsi qualcosa, un messaggio, una chiamata, una telefonata, ve la farà sicuramente. Anche se continuerà, vedete, a fare un po' l'immaturo, l'infantile e la persona un po' così, insomma, la persona delirante. Questi sono personaggi che escono la sera, bevono, insomma, infantili, inconsistenti, insomma, persone così, che superficiali, no? Perché insomma, voglio dire, va bene, uno può anche bere un aperitivo, una cosa, non è che si può ridurre che poi ti devono accompagnare a casa così, no? Questo è ovviamente contestualizzate, è il simbolismo della persona che non ci si può fidare. Ora, ragazze, questo mondo per me non ha a che vedere con questa persona, perché qua dice realizzazione dei progetti, dei desideri interiori, ricompensa, avvenimenti favorevoli, felicità, trionfo, tutto un mondo che si apre, divertimenti, viaggi, conoscere una persona nuova, rinnamorarsi, ripresentarsi al mondo e vivere ciò che il mondo ci offre. E tutto questo io sinceramente, ragazze, qua con la descrizione di questa stesa riguardante questa persona non la vedo. Non vedo che questo mondo è relativo a questa persona. Guardate, io in via del tutto eccezionale, perdonatemi se faccio troppo lungo il video, ma voglio vedere le caratteristiche personali di questa persona proprio per avere una certezza per potervi dire, secondo me, voi dovete voltare pagina. Perché il mondo che io vedo, il vostro trionfo, non può avere a che fare con questa persona che vedo molto incostante. Vediamo un po' se ci racconta di qualche altra sua caratteristica di personalità. Beh, comunque questa persona potrebbe essere generosa e anche buona, nel senso, come animo, magari non è cattivo, però questa persona è irrisolta sicuramente e a livello sentimentale, insomma, il matto è proprio negato. È una persona espansiva, andiamo ancora. Però vedete, ama la conquista, quindi magari ecco i suoi sbagli vanno a finire lì. È una persona che ama dominare, quindi ama la conquista, ama dominare. Si offende facilmente, quindi ecco che quando dice siamo incompatibili, però fare così, ama la musica, vediamo il fondo mazzo, beh, è fedele, penso proprio che fedele sarà proprio il nome del suo cane, eh?
Vediamo un po'. No, è fedele. Vediamo perché esce questa carta. È fedele. Ma chi sarà fedele? Al cane, al gatto. Si prende cura del. Allora, questa persona probabilmente quando ama. E ha anche una buona posizione finanziaria, mi dicono. Allora, questa persona quando si innamora realmente, allora si prende cura della persona che ama e probabilmente è fedele. Però io credo che come sua energia, una persona che ama dominare, ama la conquista, è molto espansivo, insomma, comunque è una persona che evidentemente charmante, no? Anche affascinante, perché no? Si offende facilmente anche permalosa, quindi comunque diciamo che questa persona probabilmente se si innamora veramente allora potrebbe avere anche qualche qualità in più. Come dico io, no? L'amore è bello finché dura. Oppure un'altra cosa che mi piace dire è che tutti gli uomini sono, diciamo, esse puntati. Finché non si innamorano, eh? Quindi come se l'uomo ha una sua caratteristica proprio così, un po', diciamo, da conquistator, finché non si innamora, poi quando si innamora poi diventano tutti angeli scesi dal cielo. Ragazze, questo è tutto, mi sono dilungata, vi mando un abbraccio di luce, appuntamento domani, non mancate, ciao!